Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo finalmente è un video di sfogo, ovvero vi parlerò delle mie esperienze otaku e delle mie riflessioni in quanto otaku, infatti, ovvero come appassionato di manga, anime, gashapon, action figure. Insomma, vi parlerò, diciamo, di me, di tutto quello che penso e che, come ho già detto, è un piccolo angolo di sfogo per parlare del più e del meno. Sì. Ma che cosa gliene frega di quello che sto facendo? Cioè, non gliene frega nessuno. Se sono uno studente, se mi piacciono i manga, gli anime. Potrebbe essere una scemenza, effettivamente. Ma allora, perché cavolo sto facendo questo video? Cioè, non ha senso. Oddio. Quindi, sono una cosa inutile. Quindi non so che cosa sto facendo. E quindi sto dicendo un sacco di minchiate. E nel peggiore dei casi, potrebbe avere un mal giudizio. Tuttavia, perché no? Sì, dai. O la volo spacca. In fondo, questo servono i video recensori. Quindi non mi condanneranno a morte, no? E quindi vi parlerò un poco di anime e manga. Allora, questa prima puntata di video diario di un otaku italiano vi parlerò, diciamo, di una lamentela personale. Il primo argomento è i rincari delle ristampe. Come abbiamo già visto per alcuni di noi nell'anteprima, questa con Sergio Bonelli, la numero 242, avevamo visto una cosa atroce, ovvero una cosa che noi non potremo accettare vista l'economia. Ovvero, per esempio, la ristampa di Moritakere della distruzione, da che l'originale era 5,90 e 6 euro, aumentato di 10 centesimi. Stessa cosa anche per le ristampe di Marsh Story, dov'è? Scusate qua, ecco, che addirittura 6,50 Marsh Story, la ristampa del primo. Quindi abbiamo trovato delle ristampe molto care, addirittura in questa anteprima se ne vedono ancora di più i prezzi alti. Questa è una cosa che è una piccola nota personale che ho notato. Con le ristampe, per esempio, di Real, il numero 2 e il numero 3 sono 16,50. Cioè, una cosa un po' brutta, diciamo. Cosa penso di questi rincari delle ristampe? Sapete cosa dirà la Planet? Stiamo scherzando? Cioè, scusate, una cosa. Io non ho mai capito perché nelle ristampe il prezzo è sempre più alto. Perché deve essere sempre più alto? Perché deve per forza aumentare di un euro e non solo? Prima da che erano 5,90 lasciano 5,90, adesso 5,96,50. Certo, un euro di differenza, però con un euro se ne va un euro, se ne va un altro euro, se ne va un altro euro e alla fine si può comprare una manga in più, scusate. Perciò, diciamoci la verità ragazzi, noi siamo cretini, cioè com'è possibile che tutte le case editrici, ma proprio tutte, non le fanno notare queste ristampe? Vabbè, un po' costa comics per Dragon Ball o per One Piece, però almeno la merce è sempre disponibile. Al massimo ti mettono una cosa del tipo non disponibile, non esaurito. Io non ho capito perché della Planet mette esaurito. Ma porca della miseria, perché mettete l'esaurito? Perché?
Quando una serie esaurisce, la ristampate. Certo, non tutti prenderanno quella serie, ma qua, più tardi, quando questa serie si esaurirà, se ci saranno ancora fan, sicuramente lo vogliono. Io, per esempio, per Planetes, che mi sono comprato il numero 4, mi è costato tantissimo. Davvero tanto, ragazzi. Davvero. Anzi, adesso vi farò vedere il video dove ho avuto il pacchetto da parte di eBay, che ho comprato Planetes numero 4 per ora. Sto andando a comprare il numero 1, 2, 3 su consiglio di Nettina e anche mi è arrivato anche il pacco di Spider Tony 88, che ringrazio tantissimo. Comunque, non tergiversiamo. Quindi, una cosa che non ho capito. Vi faccio vedere una piccola cosa, piccola piccola. Questa è la ristampa di The Greyman, numero 5. Vabbè che ce l'ho tutta in ristampa di Greyman, però sono all'11. Ora guardate, io non ci faccio caso a questo bollettino, però ci sono collezionisti che se ne lamentano. Ora io non ho capito una cosa, una piccola cosa. Ho visto una volta un mio amico che aveva la prima stampa, che era nettamente più, diciamo, più solida, perché questa si vede che è un po' fragile, di che c'è la rilegatura, prima o poi si stacca qui, almeno verso la copertina. Ora io voglio sapere perché cavolo ha alzato il prezzo, se poi le ristampe sono peggio della prima stampa. E tra l'altro ci rovinate con questo bollettino. Perché? Perché? Perché Star Comics non ce lo fanno notare? Perché? Perché? Perché l'economia va male? Perché i prezzi aumentano? E scusate, non ho capito io perché ci dovete alzare il prezzo per un'edizione precisa e a volte, dico a volte, peggiore della prima. Perché? Non ho capito il perché di questi rincari per un'edizione spiccicata, anzi peggiorata, a parte per il bollettino, pure qualche volta per le rilegature che fanno schifo. Senza offesa. Oppure per gli inchiostri. Io non ho capito perché la Planet ci fa queste ristampe. Cioè, ci potremmo bellissimo ribellare e dire Planet, non comprerò niente finché non ti mette la testa a posto. Certo, posso capire l'economia che aumentano i prezzi, perché allora per le ristampe sì e per le prime stampe no. Non ho capito questa cosa. Cioè, perché ci mettete una merce che poi va in ristampa a un prezzo più alto? Per farci avere più soldi subito? Cioè, per farci comprare subito la merce prima? No, no, io non ci sto sinceramente. Cioè, per esempio, adesso Bakuman costa 4,20, 4,20, qualcosa del genere. O 4,90, non mi ricordo bene il prezzo. Tuttavia, adesso questa ristampa è 4,90, no? Quando prima era 3,90, quindi 1 euro in più. E quindi per forza la gente deve accorrere sempre per la prima stampa. Però scusate, dateci un po' di tregua. Se uno non si vuole provare il manga prima, perché lo deve comprare subito? Perché ci costringete in pratica? Ci costringono, ragazzi. Ci costringono a comprare un manga proprio per evitare questo prezzo altissimo. Non ho capito perché ci devono invogliare al comprare solo perché poi sappiamo benissimo tutti quanti che la Star dopo una ristampa ci metterà questo schifo di bollettino e con un prezzo più alto. Perché? Stessa cosa adesso succede sicuramente per Aeon Exorcist, che se non sbaglio è il nome originale di Blue Exorcist. Sicuramente ci sarà questa cosa. Già tutti cercano di accorrere questa serie, infatti già c'è non disponibile quando si sa che è esaurita. Però io non ho mai capito una cosa. Perché ci mettete in arrivo? Che cosa significa in arrivo? Ci mettete non disponibile, non in arrivo. In arrivo non significa niente. Cioè, sono speranze vane. Tanto vale che ci mettete esaurito. A maggior ragione, perché mettete esaurito? Potete dire non disponibile e poi dopo un tot di tempo disponibile. Non che ce lo mettete esaurito con una probabile ristampa, perché ci sono serie che non fanno le ristampe. Per esempio, Dogs, i primi numeri non hanno fatto la ristampa. Infatti me lo sono dovuto comprare tramite eBay. Perciò in seconda mano. E certamente in seconda mano per i collezionisti non lo vogliono. No? E neppure Planetes, io adesso me lo devo andare a comprare, che ringrazio ancora Ninettina per questa bella recensione che ci ha dato. Vi posto il link sotto, se me lo ricordo di mettere. In pratica, perché ci tartassate con questi prezzi? Perché? Perché?
Andiamo oltre. Questo è un piccolo sfogo, ve l'ho detto, questo è un angolo di sfogo, vi parlo del più e del meno. Parlando sempre argomento edizioni, questo non è un video solo per edizioni, tranquilli, perciò non mi fermerò troppo a parlare solo e soltanto per le edizioni. Comunque volevo fare queste piccole note che ho fatto, ovvero che le ristampe della Planet sono aumentate di prezzo. E noi come facciamo? Io non capisco. Io vorrei tanto davvero che tutti noi all'improvviso mandiamo tutti quanti un messaggio alla Planet dicendo la giustificazione di questo alzare di prezzi. Certo, crisi e tutto quanto, ma perché ci devono invogliare a fare un prezzo più alto? Perché prima non vi andava bene un prezzo di 5,90? Perché ce lo dovete mettere a 6,50? Cosa cambia? Cosa cambia delle edizioni? Io ancora non ho capito. Buon per l'autore, perché poi questi 1 euro in più, secondo me, vanno a finire sempre alla Planet. E non certo all'autore, io non ci credo che l'autore abbia detto, se fate una ristampa mettete 1 euro in più, non ci credo. Perciò la cosa del diritti d'autore non ci sta. Altra cosa, a proposito di Docs, sempre parlando di Planet, ce l'hanno messo a 7 euro. 7 euro. L'ultimo Docs che è uscito, ora ve lo vado a pigliare. Pagine gialle. Inchiostro stranamente a macchia. Certo, la sua copertina è bella. Neanche copertina. Piccolo punto. Non esistono pagine a colori. Diciamo che l'adattamento non è più che altro un granché. Perché alla fine è facile da adattare alle. Come si chiamano, onomatopee, perché alla fine sono su sfondi bianchi e quindi si costruiscono facilmente onomatopee. Ora io non capisco perché ce lo mettono 7 euro, un'edizione che possiamo dire standard, diciamo standard, c'è vicina, a 7 euro questo volume. Io adoro questa serie, però perché ce la mettono 7 euro? Non ne vale come prezzo di edizione, non vale il prezzo di edizione con questo. Forse per l'autore, prima o poi gli devo chiedere spiegazioni di questi 7 euro per questo volume. Sa perché è speciale, sa perché ha un disegno particolare, perché come vedete ha un disegno che a me piace personalmente, poi potrebbe anche non piacere, però non capisco perché. Perché ce lo fanno? Cioè, mi fa incazzare. Questa è un'edizione buona. Questa. Questa potrebbe valere 7 euro, invece ci hanno fatto. Scusate, non mi sta al contrario. Ecco, il fanbook di Vampire Knight, ancora lo devo finire di leggere. Questa è una buona edizione. Ecco, questo potrebbe valere 7 euro, per esempio. Che in realtà costa 5,90 euro, perciò più che buono. Certo, pagine giallognole. Giallognole però quanto questo. Pagine giallognole quanto questo. Però. Pagina a colori con carta patinata, vabbè che è leggermente molto pieghevole questa pagina, e queste pagine patinate sono molto pieghevoli, non so se si vede, però la carta non è trasparente, cioè di pochissimo al massimo. Il fanbook sì, è molto ben organizzato, però questo lo consiglio sinceramente a chi è fan, davvero un grande fan di Vampire Knight, perché ci sono volte in cui si ripete le cose che si vedono già nel manga. Comunque, un'edizione buona. Un adattamento buono. Davvero, molto buono. Vabbè che i disegni sono leggermente pixelati, però questo possiamo giustificarlo perché alla fine vediamo che sono ridotti. Questo potrebbe valere per esempio 7 euro. Anche se a 7 euro non l'avrei preso, sinceramente parlando, però. Questa è già un'edizione che potrebbe valere. Perciò, Planet Manga, tu sai fare buone edizioni. Ma allora perché ci metti un'edizione scarsa con un tale prezzo? E non mi venire a dire che è per l'autore, perché io non ci credo che voi non potete contrattare il prezzo, no? Cioè non, che non potete discutere un pochino, un minimo sul prezzo. Io non ci credo. Non ci credo, eh. Adesso parliamo di Star Comics. Star Comics abbiamo una cosa strana negli ultimi tempi che io ho notato personalmente. Ho notato che
L'inchiostro della Star Comics picchia un pochino. Non so se ci avete fatto caso voi, però l'inchiostro della Star Comics, per chi ha per esempio i primi volumi usciti di Meiji, ecco, abbiamo notato che in realtà questi volumetti nuovi della Star Comics, ho anche visto su Captor Card Sakura la Perfect Edition e anche, come si chiama, Dragon Ball Evergreen Edition, sono molto più leggeri. Cioè, non sembra quasi che non abbiamo niente, una versione tascabile. Però l'inchiostro puzzicchia un pochino, non lo so. Ha qualcosa di tipo qualcosa di, come posso spiegare questa sensazione d'odore? Puzzicchia un pochino, non lo so perché. Non è un odore tanto sgradevole, ma neppure tanto piacevole. Ha qualcosa di diverso, c'è cioè qualcosa di diverso nell'inchiostro. Non macchia, per carità, non macchia per niente. Però questo inchiostro, secondo me, è quello che rende più leggero il volume. Perché negli altri i volumi sono, vabbè, lo stesso peso, un peso normale, però quando c'è questo manga con questo odore è più leggero, non so perché. C'è qualcosa di particolare. Non dico che mi dispiace perché il volume anzi è più leggero e quindi più, è più, diciamo, ti dà quella bella sensazione di un manga nuovo, perché ti fa sembrare che il manga sia nuovissimo, più soft, non so come se mi spiego. Però, boh, non lo so, non ho capito di cos'è questo inchiostro. Se potrebbe far male? Non lo so, potrebbe far male, anzi è vero. Non ci ho fatto caso, ora ci faccio peso. Se questo odore potrebbe far male? C'è questo forte odore di inchiostro? No, non credo, anzi. Però comunque vorrei tanto sapere se qualcuno che ha delle recenti pubblicazioni di Star Comics si è notato questa leggerezza di questi ultimi volumi pubblicati da Star Comics. Ho visto gente che ha detto che la Evergreen Edition di Dragon Ball è molto più leggera, perciò vorrei tanto sapere cosa ne pensate voi. Davvero, questo vi ricordo che è un angolo di sfogo, perciò mi scuso per questa cazzata. Va. Poi. Una cosa che mi viene molto, mi rende molto felice, il fatto che J-Pop ha di nuovo ripubblicato il mitico Defense Devil, che lo consiglio davvero a tutti i ragazzi, e anche ragazze che c'entra. Però davvero buono shonen, ragazzi, davvero buono. E questa è una piccola nota personale. Vabbè che nella scorsa anteprima non l'hanno messo, solo in questa di questo mese l'hanno messo perché alla fine l'ha fatto di nuovo in ritardo un pochino, ma adesso ne mancano tre. Poi una piccola richiesta per tutti quanti voi, volevo sapere dove si potrebbe chiedere alla Planet, se avete un indirizzo alla Planet, dove si può chiedere la pubblicazione di ristampe, perché io sto attendendo tantissimo e la ristampa di Death Note Gold numero 9, che è l'unico che mi manca. Ho già comprato i numeri 10, 11 e 12 e li sto aspettando terribilmente. Infatti ogni volta che arriva una nuova anteprima non vedo l'ora di vedere subito la pagina delle ristampe per la speranza che ci sia il numero 9, che lo attendo tantissimo, ragazzi. Cioè mi sto struggendo, non so più che fare, quindi mi fate sapere, casomai, se c'è qualcuno che lo sa, dove si può chiedere alla Planet eventuali ristampe di serie di serie famose come Death Note. Un'altra cosa che vi devo dire, da poco mi sono scaricato il Vocaloid e quindi ho deciso di comporre canzoni con il Vocaloid, però più che altro adoro più le voci di Megpoid e Gakpoid, ovvero Gumi e Kamui Gakupo. E quindi volevo sapere che ne pensate di questa prima composizione che ho fatto, che vi posterò il link a fine video. Questo ovviamente, questo video non vi aspettate chissà che cosa, perché alla fine non è niente di che, davvero, ve lo giuro, non
Non aspettatevi tipo, ah, bellissime queste cose perché non c'è la musica, è solo una base. I testi li ho fatti col Google Traduttore perché il programma riesce a fare solo in giapponese, non canta in altre lingue. Mentre quelli in inglese occupano un bordello di memoria al PC e francamente mi rallenta molto il computer. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate come prima versione, insomma come sonorità più che altro vorrei sapere se va bene come sonorità, se non sembra troppo robotica, se pare veramente reale. Quindi spero che andrete a vedere questo video. Un'altra cosa, negli ultimi giorni mi dedicherò anche ai tutorial grafici di Photoshop perché devo farli per un forum. Che mi hanno chiesto se potevo fare lezioni di grafica perché sono grafico di quel forum sui Cavalli Zodiaco e questo forum e se volete vi posto il link sotto e quindi questo faccio video lezioni quindi nei prossimi giorni potrebbero anche capitare dei video così anche di colorazioni manga degli speed paint che faccio di solito e un'altra cosa una piccola parentesi, adesso io finalmente questa settimana non ho più compiti e interrogazioni in classe perché finalmente me ne sono liberato. Cioè, finalmente ho finito di fare i compiti in classe, interrogazioni, me ne sono liberati. Anzi, a dire il vero, mi manca ancora quella di economia aziendale. Tuttavia, niente, questo. Allora, eccoci qui. Qui c'è un pacco, penso che sia quello di Spedertoni 88 che mi voleva mandare perché avevo fatto il video per il suo contest The Man Wonderland. E quindi penso che sia il suo perché non aspetto mai di solito pacchi. E quindi adesso aprirò questo pacco, davo insieme a voi. Viene da Milano, qua c'è il mio indirizzo, pieno piego libri. Adesso lo apriamo, della... qua c'è già un piccolo strappetto, però sento già che è tenuto molto gelosamente. Anzi, facciamo una cosa, l'apro da qui. Apro pian piano. Giustamente ci sarebbe bene il rullo di tamburi. Ma no, vabbè, vedo che c'è qualcosa tipo libri, appunto. Notte vedo che è stato tenuto molto bene la confezione, lo ringrazio tantissimo Spider Tony. Vediamo. Oh, sono manga. I manga a me non mi fanno mai dispiacere, anzi più che piacere. No, non mi dire che è quello che penso. Ma dai, non ci credo. Allora, abbiamo Digimon 21. Vabbè che io sto andando a prendere gli arretrati, ancora non ci sono arrivato a 21. Seven Ghost, il numero 1 e il numero 2, che manco ce l'avevo. E Bakuman 10, questo in realtà ce l'avevo, però davvero lo ringrazio tantissimo, Spedertone 88, davvero, questi non ce l'avevo, questo non sono ancora a passo con la serie, però lo ringrazio tantissimo perché un giorno sempre me lo devo andare a pigliare. Questo vabbè ce l'avevo già, ma davvero apprezzo tantissimo il pensiero, wow, non me l'aspettavo davvero. Lo ringrazio tantissimo, voglio fargli sapere che lo stimo molto come recensore, perché è sempre bravo, lo seguo sempre. E lo ringrazio tantissimo per questa spedizione, che manco me l'aspettavo a dire la verità, così tante cose. Davvero. Anzi, cercherò di recuperare subito di Greyman perché così sarò a passo con la serie, perché attualmente... Adesso mi deve arrivare l'11ª che ho prenotato in fumetteria, a dire la verità. Perciò sono molto indietro ai 10 numeri. Ma davvero, grazie.
perché c'è un'altra cosa di Baku, ma vabbè, dai. L'importante è il pensiero, che anzi lo apprezzo tantissimo, voglio fargli sapere questo. Se vengo stero indeciso su se pigliarlo o meno, perciò lo leggerò molto volentieri, davvero. Comunque, ringrazio tantissimo Spider Tony e spero che faccia un prossimo contest e faccio i miei complimenti a tutti i vincitori del suo contest. Davvero tantissimi complimenti. Un giorno spero di fargli un contest e di ricambiare questo regalo. Purtroppo però i pacchi non li so mandare, purtroppo. Ma davvero grazie. Grazie, grazie davvero tante. Allora, eccoci qui. Qui c'è il pacco che mi è arrivato. Questo è destinato ovvero a mia sorella, perché lei ha fatto l'ordine per me. Visto che io non mi intendo a comprare su internet, ora cercherò di aprire questo pacco davanti a voi. Qua l'ho già un poco tagliato così per il mio tempo riguardo ad aprire. Allora, mazza, provo a morare. Anzi, la faccio a brevissimo tempo. Qua carta da giornale, no, da calendario, anzi. Planetes numero 4. Adesso vediamo gli altri pacchi se ci saranno. Qua mi è arrivato però il numero 4. Planetes. The Planet 5 euro. Consiglio di Nenettina che saluto tantissimo.